Signori, benvenuti in una nuova serie. Io sono Sly, a voi non ve ne frega un cazzo, e questo è Amnesia The Bunker. Partiamo dal fatto che non ho mai giocato a un Amnesia, dovrebbe essere un horror, e se volete supportare la serie con un like, ogni like è un centimetro di pene in più che guadagnate. Ok, facciamo una nuova partita, difficoltà, io andrei su normale perché non so cosa mi aspetta, un'esperienza horror in cui morire fa parte dell'avventura, vai a cagare. Ah via, sì, vai, dai, vai, dai, vai, 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 dai, vai. Non so cosa ci aspetta, speriamo soltanto che sia un bel gioco. Vediamo in base a come va, ci facciamo una bella serie. Ma mi raccomando, supportate, dai, che su Ark state andando da Dio, raga. Minchia, veramente, vi ringrazio, raga, grazie di cuore. Per sopravvivere a questa guerra ti serviranno due cose. La prima è un set di base di abilità e la seconda è un cuerpo e culo. La dannata forza di volontà di fare quello che è necessario. Posso insegnarti la prima, ma la seconda dipende da te. Ma vai a fanculo. Oddio. Oddio, sono Harry. Attenzione, ma sono un cazzo di soldato. Ok, R per mettere via la... Ah, abbiamo la pistola. Ok, così sparo, ma sono senza colpi. Q o E per fare la testa così, la testa a dondolo. Cosa c'è qui? Beh, però la sensibilità fa cagare. Ah, ma posso prenderla? Una pala? Ah, ok, vabbè, raccoglie gli oggetti in un modo incredibile. Ok. Ok, c'ha sempre l'apertura di merda delle porte, una cosa che ho sempre odiato quando è così, ma vabbè, siamo dentro. Ok, posso interagire con mille cose, ma penso sia inutile, nel senso prendo gli oggetti e li lancio a caso. Ok, ci sono dei proiettili, raccogli R per controllare quante munizioni ti restano. Non ho un cazzo. Ah, posso caricare il proiettile. Attenzione qua. Quindi un proiettile per volta. Quindi abbiamo tre colpi. Ma porca puttana però. Vabbè. Ci accontentiamo. Usciamo di qui. Ok. C'è una porta. Cioè, non si apre. Cos'è? Un blocco di tabbia. Ah, per lanciarlo. Vabbè, devo spaccare la porta. FBI, open the door. Cacca. Andiamo avanti. Oh, 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 oh. Vai, freddo subito io, eh. Ok, sembrerebbe, dato le trincee, le robe, sembrerebbe ambientato nella prima guerra mondiale. Poi magari, non so, magari troveremo qualche nota che ci darà più o meno una data. Ok, ho trovato un altro proiettile, questo è un bene. Oh, 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 oh. Porca madonna. Madonna. Sono nella merda. Ricarico il colpo. Minchia, dobbiamo sparare? Ma porca... aia, madonna, ma io come faccio? Devo avanzare. Mi fanno, abbassati. Oh, ma li stanno freddando. Li hanno freddati. Via libera, R. Ah, grazie. Sei un grande. Grazie, Giacomo. Grazie per il supporto. Premuto tab per controllare la gravità delle tue situazioni. Sono ferito. Non so quanto grave, ma ferito sono. Ok, cos'è? Ok. Ah, sto trovando degli stracci. Ok, che è che sono ferito? Cosa faccio? Combino gli stracci. Perfetto. Usa. Guarda lì, creo pure il barattolo con gli stracci, capito? Non solo la benda, ma proprio creo anche la lamiera per fare un barattolo, l'alluminio. Abbiamo creato pure, bellissimo. Che qua presumo devo passare sotto. Cosa c'è qua? Vabbè, due granate, siamo a posto, scusami. Qua c'è un'altra porta che non si apre, ma io... Non c'è qualcosa di pesante? Vabbè, sti cazzi, tiro la granata io. Vai via! Tirato la granata. Esplode? Però sono... È fatto molto bene il suono. Questo gioco non è uscito da poco. Vi ricordo che è gratis nel Game Pass, tra l'altro, raga. Quindi se volete giocarlo, per chi di voi ha il Game Pass... è gratis, quindi per Xbox e PC siete a posto. Ok, io ricaricherei un colpo. Guarda come butta il proiettile. Mamma mia, questa cosa è fatta proprio bene. Ok, qua penso debba sparare a quel barattolo, mi sa di esplosivo. Infatti. Perfetto, proseguiamo. Ok, andiamo di qui. Vai a cagà. Oh, cos'è? No, hanno tirato una granata. Vai via. Non posso tornare indietro. È una trappola. Mi freddo tutti. Non li vedo. Non li sto vedendo. Cos'è? Madonna. Forse deve succedere. Forse doveva succedere. Mi hanno freddato.
Ah, hanno tirato tipo, cos'è, un gas? Perché questo qui ha la maschera? Seguimi, siamo quasi arrivati. Dove cazzo andiamo? Giacomo. Fatti questo tiro se ci riesci. Ecco, ti accontentò. Ok, voglio anche seguire un po' la storia, quindi vi lascio i sottotitoli. Vediamo, perché comunque gli Amnesia, per quel che so, hanno comunque una bella storia dietro, molto profonda. Così. Io ho visto dei gameplay di Amnesia Machine for Pig, la macchina per maiali, una roba del genere. Non so. E sembrava figo. Solo che ho sempre pensato che era un gioco un po' troppo così. Mi piace più guardarlo che giocarlo. Però questo qui ho detto, bah, guarda, sai che ti dico, ci provo. Cazzo c'è? La fossa delle Marianne. Oddio, che cos'è? Ma è un uomo, c'è il mio soldato. Sto bevendo, mi sto ubriacando. Madonna pu... Harry? Sei tu? Ah, è il mio amico, quello che ci ha parato il culo. Bevi, bevi che ti fa bene, ti porto fuori di qui. Lambert, vabbè, ti chiameremo Giacomo per facilitarci la vita. Vabbè, adesso non siamo in una situazione horror, più in situazione molto tutto ma non horror. Però vediamo cosa succede per arrivare al punto che questo gioco sia un horror, no? È stato ferito alle gambe. Sono troppo debole. Dai. Dai che ce la fai, ti riporto io al sicuro. Ok, quindi l'amico è ferito. Mamma mia, guardate questo qui, ragazzi. Proprio dentro il filo spinato. Ma come cazzo c'è entrato dentro? Io posso capire che lo prendi, magari ti cadi lì. Minchia, proprio dentro. Oh, cos'è? Oddio. Merda, io c'ho pure l'amico in spalla. Aia. Porca puttana. Zigzag, zigzag, zigzag. Oh. Minchia, l'hanno ucciso, raga. Hanno ucciso Giacomo. Ora dovrai farcela con le tue sole forze. Impara, adattati, sperimenta e sopravvivi. Ok, dopo tutto sto casino, quindi noi siamo stati comunque colpiti, no? Ci stiamo svegliando dove? Madonna, che cazzo siamo? Tipo un accampamento militare. Forse delle tende mediche, tipo. Roba così. No, scendi la luce tutta la vita. Ti permettere. Queste non posso fare niente. Ok. Esploriamo un po'. Magari c'è qualcosa da prendere. Perché è sempre un horror, no? Quindi magari troviamo roba. L'unica cosa che non piace a me dei giochi è questo sistema di apertura con il trascinarsi il mouse. Ok. E ho trovato una nota del 10 luglio 1916. Sì, quindi è chiaro che sia ambientato nella prima guerra mondiale. Dopo gli eventi del 9 luglio è stato necessario sottoporre il soldato Clement a trattamenti medici. I suoi effetti personali sono conservati nella stanza degli armadietti. Il paziente si trova in un debole stato comatoso. Risponde agli stimoli, tipo di cagare, di mandarti a fanculo, ma solo per brevi periodi di tempo. L'ultima volta che si è svegliato ha dichiarato di essere un coglione e non ricordare i recenti eventi. Sembrava di avere problemi anche a ricordare il suo stesso nome. Infatti era un coglione, l'avevo detto prima che... Continueremo a tenerlo sotto osservazione. Va bene, quindi questi qui siamo palesemente in un accampamento, insomma, in delle tende militari, ma a scopo medico, qua dove curavano tutti i feriti di guerra. Si usavano spesso creare dei rifugi così per queste situazioni durante la guerra. Cos'è sta roba? Ok, F per tirare fuori. Oddio, ho trovato una torcia. F premuto per caricare la torcia. Fighissimo. Ma che cazzo di torcia è? Quindi col tempo andrà a esaurirsi. 9 luglio, ora. In a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done. This thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating.
Questo Clement è in uno stato di agonia. E nella nota prima era comunque lui in uno stato comatoso, no? Quindi era in coma e paralizzato. Però sta soffrendo dentro, in uno stato di agonia. Mamma mia, raga. Bello così immedesimarsi in quello che succede. Così ho trovato tipo una foto. Oh, cazzo. E già qua diciamo che è diventato molto più horror, raga. Guardate questa foto, quanto è inquietante. Sembra qualcuno che stava lavorando su quel cadavere. Qua c'è un'altra nota che andrei a leggere. L'autopsia di Reynard. Magari è quello della foto. Corpo del sergente Ray, lacerazioni multiple, cavità toracica ridotta a brandelli. Infatti non c'era. Tutte le costole rotte, cranio spaccato da ripetuti colpi da corpo contundente. Quindi gli è stata spaccata la testa con una mazza, qualcosa comunque di non affilato. Chi avrebbe mai potuto fargli una cosa del genere? Spostiamo la sedia, apriamo questa porta. Oh, che cazzo, sono tutti corpi bruciati? Mamma mia. What? Qua li scaricavano direttamente così. Qua quanto è fatto pure bene il sound. Comunque chiudiamo. Già si sta facendo molto più inquietante. Dove cazzo siamo finiti? Qua c'è una porta ma è chiusa con un lucchetto. Non abbiamo modo di accedere quindi. Ah, questa è la mensa, quella che parlava pure la nota. E di qui una porta chiusa. Quindi mi sembra ovvio andare qua nella mensa. Mensa degli ufficiali. Mamma mia. Ma ste buche qua. Che cazzo di che? Sembrano tipo cose da di ratte. Però cazzo di ratto è? Minchia, un drago. Oh. Sono qui. C'è un soldato? Dai che è inquietante, buon uomo. Oh, mi conosce. Sono rimasto solo io. Ok. Se vuoi andartene di qui devi riaprire il passaggio con l'esplosivo. Dove cazzo lo trovo? C'è della dinamite nell'arsenale? E la maniglia per farla detonare da qualche parte giù agli scavi. What? Quella cosa sta arrivando. Quale cosa? Perdonami, dammi l'arma, vaffanculo, tu sei più morto che vivo. Ci sono delle munizioni nel ripostiglio, prendile. Ok. Qua non c'è nulla che mi può servire. Dove cazzo è il ripostiglio? Cos'è sta roba? Ho preso della carne? Carne scaduta, i soldati non dovrebbero mangiarla. Utile per attirare roditori e altri parassiti del bunker. Ma quindi è un roditore, sta roba? Ripostiglio. Ok, qua c'è un sacco di farina. Come si apre qua? Ok. Oh, dei colpi. Perfetto, io in teoria dovrei ucciderlo. Mi chiede di ucciderlo quello lì. Aspetta un attimo, minchia, però ho solo due colpi. C'è Godzilla in casa. Sti cazzi, ma se non ti sparo io e ti lascio così in agonia. E sti gran cazzi, io mi tengo due colpi. Sarebbe una scelta di me. Ok. C'è qualcosa che fa questi buchi. L'abbiamo appena visto e non è intelligente da parte mia riandare qui. Minchia, c'è pure la tabbia quella lì pesante. Il blocco incredibile che spacca tutto. Ma io a sto punto dove cazzo devo andare? C'era l'unica porta qua da me accessibile. Aspetta! Forse una la potevo aprire. Prendi sta tabbia qui. Madonna. Forse qua c'era la porta di legno che era chiusa. Così pesantemente. Mi dia. Però guarda come l'ho spinta. Vediamo se lo riprovo. Mi dia. C'è tipo un terremoto. No. Oh cazzo. Vabbè. No. Non vedo un cazzo. Vabbè, sparo il catenaccio. Mamma mia, raga. Non mi piace. Oddio. Sento sta roba camminare. Aspetta che devo buttare il colpo. Mamma mia, raga. Non abbiamo colpi, non abbiamo colpi. Cos'è? Uno straccio? Buono? Qui cosa c'è? Non c'è nulla. Dobbiamo stare molto attenti. Magari trovare risorse in giro potrebbe farci comodo.
Ratti e corpi bruciati. Il problema dei ratti non è affatto migliorato. Non solo continuano a brulicare sopra ogni cadavere, ma adesso stanno addirittura arrivando anche in presenza di feriti. Però non provano nessun tipo di interesse nella carne una volta che è stata bruciata. Per questo motivo deve essere messa in atto una nuova regola: i corpi di tutti i soldati deceduti devono essere bruciati. Ah, ecco perché abbiamo trovato tutti quella pila di cadaveri bruciati. Ora si spiega tutto. Per non creare un'infestazione di ratti. Ma non c'è nulla. Ma questa cos'è? Una mappa? Minchia. E dove siamo noi più o meno? Qua c'è l'uscita, prigione, alloggi dei soldati. Mamma mia, ma quindi questo qui è tipo un bunker dove siamo ora. E noi dovremmo essere qui. Quindi noi siamo là. Se scendiamo c'è il generatore e il bunker. È un bordello. Piastrina, Batiste. Nota riguardo alle piastre, importante. Quando vi occupate dei soldati, per favore controllate il retro delle loro piastre. Vabbè, questa è una roba già saputa e risaputa, che i soldati caduti in battaglia, se ci recuperava la piastrina, veniva consegnata poi alle famiglie. Questa è una porta, ma ha bisogno di un codice che noi non abbiamo. E poi sembra anche chiusa con una serratura. Quindi a sto punto direi di andare di qui. Cos'è? Tiro la leva della vita? Non c'è corrente. E mi sa che devo andare dove non vorrei andare. Generatore. Eccolo qua. Ok. Ok, puoi accendere il generatore riempiendo il carburante e tirando la leva. Quindi dobbiamo rifornirlo. Che cazzo è sta roba? Orologio da tasca, che funge anche da cronometro. Può essere sincronizzato con il generatore per tenere la traccia di quantità di carburante. Ah, ma quindi il generatore non è che lo attivo e basta. Oh, qua c'è una piastrina. Freelox. Oddio, il codice 8657. E quindi qua devo... mi serve il carburante. Ah, l'ho raccolto il carburante. Ok, tieni premuto e posso usarlo. Perfetto, riempiamo il generatore col carburante. Mamma mia, è fighissima sta roba. E quanto gli hanno messo di sto carburante? Non so quant'è. Però comunque possiamo tirare la leva qui. E quindi se adesso usiamo l'orologio... Minchia, ma non dura un cazzo. Abbiamo giusto il tempo di dare un'occhiatina qua veloce. Dammi uno straccio. Oh, un altro carburante. Troppi oggetti nell'inventario. Aspetta allora. Creiamo un kit medico. Aumentiamo ancora un po' di carburante. Che dici? Mettiamolo un altro po'. Mettiamolo un altro po', così almeno ci leviamo il problema. Ok, ecco qua, ho dimenticato il codice. Note. Foto. Ah, codice direttamente. 8657. Mettiamo il codice. Mamma mia, la proaggine. Perfetto. Attenzione. Siamo arrivati in quest'area dove porta l'arsenale, alloggi degli ufficiali, manutenzione, quella è l'uscita, e alloggi dei soldati. E c'è pure l'uscita di lì. Io direi di andare poi di lì. E sta cassa che cazzo è? Questa cassa per... Ah, ok. Posso... Ah, conservo gli oggetti. Bene, per adesso potrei posare volendo il kit medico. Tanto per adesso non siamo messi male. Non posso portarmela dietro sta roba. Accendendo questa là. Ah, le posso accendere. Ma vaffanculo. Ok, posso accendere le lampade. Bene, signori, io direi che per questo primo episodio, per questa prima parte di Amnesia The Bunker, possiamo salutarci qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove proseguiremo. Andremo da quella direzione. Vediamo se riusciamo a uscire. Ma non penso, se no si finirebbe il gioco in due episodi. E noi ancora abbiamo tanto da smadonnare. Quindi, signori, alla prossima. Ciao, belle mie.